Questa mattina il Varese ha lavorato a capolago con il tecnico Gautieri che ha provato diverse soluzioni, soprattutto in difesa. Grillo è tornato disponibile dopo aver scontato la squalifica. Nel ruolo di terzino sinistro sono stati provati anche Fiamozzi e Trevisan. A centrocampo e in attacco non dovrebbero esserci novità. Zecchin al centro con Blasi e Corti ai lati è la soluzione più probabile. Così come in attacco è favorito il tridente di Roberto Pavoletti o Duamadi. I dubbi del tecnico riguardano più che altro la difesa. Ho recuperato Corti e Grillo, sono molto contento di avere tutti a disposizione. Ci avrò qualche dubbio, ma sicuramente lo scioglieremo domani, però devo dire che comunque, come sempre ho detto, questo è un gruppo che indipendentemente da chi possa giocare cerca sempre di dare il massimo. Il Varese, che è partito in aereo da Bergamo nel tardo pomeriggio per raggiungere Pescara, scenderà in campo sabato alle 18. Domani è prevista la rifinitura nel pomeriggio allo stadio di Chieti. Il tecnico analizza così il momento della squadra. Noi lavoriamo sempre per fase sia difensiva che offensiva, sotto l'aspetto anche dell'attacco, di cercare di creare e mettere ogni giocatore nelle condizioni migliori di esprimersi. Sabato non abbiamo avuto tante palle gol, perché comunque abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, però ci siamo anche arrivati contro una squadra difficile, ripeto, da affrontare, dove è venuta a Varese a difendersi, soprattutto su un campo che era difficile giocare. Io dico che può capitare anche che durante un anno per due, tre, quattro partite non riesci a finalizzare e a creare, ma l'importante è sopperire con la risposta che vi ho dato prima, è quella della cattiveria, la mentalità vincente, perché l'importante, se non riesci a vincere, devi cercare di portare a casa punti, ecco. Anche gli avversari stanno attraversando un momento di difficoltà, e non solo per i risultati, ma anche perché hanno diverse assenze in rosa. Quando si gioca per una posta in palio importante, è normale che si cerca sempre di giocare per vincere. Ne abbiamo giocato tante partite e prepariamo sempre le partite per cercare di vincerle, normale, a volte ti va bene, a volte ti va male, ma l'importante, ripeto, era creare una mentalità diversa, e sono convinto che questa squadra qui, indipendentemente dalla partita che c'è stata dall'andata, adesso ce l'ha. L'importante è metterla in pratica, perché sono convinto che questa squadra qui possa fare ancora tante grandissime prestazioni, come è stata fatta col Pescara, come è stata fatta con lo Spezia, come è stata fatta con Novara, come è stata fatta a Siena, e questo penso che sia molto importante. L'importante è dare continuità.